Presidente Dolce, un'interrogazione che riguarda il credito sportivo, gli impianti sportivi, i rapporti con le società sportive. Alla fine di questa interrogazione voi dite la nostra pazienza ha avuto quasi un limite e forse quella degli sportivi già è stata abbondantemente superata. E il rapporto con l'amministrazione rispetto alla vicenda sport è un rapporto che si sta sempre più incrinando? Nel corso di questi mesi abbiamo più volte, attraverso delle audizioni ufficiali in commissione, attraverso anche dei comunicati stampa, chiesto maggiore attenzione all'amministrazione nei riguardi dello sport. Abbiamo effettuato una serie di sopralluoghi in tutti gli impianti sportivi. Abbiamo segnalato per tempo quelle che erano le criticità in tutte le strutture sportive. Dispiace constatare, a distanza ormai di quasi un anno, che queste criticità non solo non sono mai state risolte, ma si sono aggravate nel corso dei mesi. Questo perché gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati pochi e non risolutivi, e purtroppo anche gli interventi di manutenzione straordinaria non ci sono stati. E allora, anche alla luce di quello che è stato un dibattito molto acceso nel corso di queste settimane, abbiamo ritenuto opportuno intervenire. Abbiamo svolto con attenzione il nostro ruolo di consiglieri comunali all'interno della Commissione, abbiamo dato degli indirizzi all'amministrazione, abbiamo effettuato dei controlli. Purtroppo, dispiace constatare che l'amministrazione è stata sorda rispetto alle segnalazioni che abbiamo effettuato. Io le dico credito sportivo, lei come mi risponde? Credito sportivo è stato uno di quei temi che abbiamo maggiormente trattato e sui quali abbiamo pungolato l'amministrazione. Siamo stati tra coloro i quali lo hanno richiesto con grande forza, perché ritenevamo che il Palamilan avesse bisogno in maniera urgente di interventi. E attraverso il credito sportivo, che permette al Comune di ottenere un finanziamento spalmato in 15 anni, ritenevamo fosse la soluzione migliore. Bene, a distanza di un anno ancora non abbiamo certezza e contezza di quello che sarà il futuro di questo credito sportivo. Abbiamo presentato un'interrogazione proprio per avere maggiori delucidazioni. Ci auguriamo che anche questo finanziamento non venga perso e crediamo che, se così fosse, ciascuno si dovrà assumere le proprie responsabilità.